Ciao a tutti, io sono Giulia e oggi vedremo quali sono state le migliori serie TV uscite nel 2016. Lo so che è un po' tardi e che è già febbraio e le classifiche del 2016 sono ormai vecchie, ma non fateci caso. Partiamo con una delle mie serie preferite in assoluto del 2016, che è praticamente già diventata un cult, e sto parlando di Stranger Things, serie originale Netflix uscita nel settembre 2016. Il 6 novembre del lontano 1983, in una remota e tranquilla cittadina dell'Indiana, il 12enne Will scompare in circostanze misteriose. E così i suoi amici e sua madre partiranno alla sua ricerca. Che dire, questa serie è fantastica. Vi giuro che non ho ancora sentito un'opinione negativa al riguardo. È piena zeppa di citazioni agli anni 80 e tra l'altro vede il ritorno di Winona Ryder, una delle attrici di punta proprio degli anni 80. Altra serie molto amata nel 2016, targata HBO, che quindi è un po' una garanzia, è stata Westworld, uscita lo scorso ottobre. Westworld è un parco di divertimenti a tema western, che è popolato da degli androidi. E i visitatori, entrando all'interno del parco, possono fare di loro quello che vogliono, dall'offrir loro un caffè a ucciderli e smembrarli. Cruento è decisamente mindfuck, ma secondo me il suo punto di forza è Anthony Hopkins. We designed every inch of it. We create life itself. It's not a theme park, but an entire world. Devo aggiungere altro? Altra serie che ha spopolato nel 2016 è stata The Crown, serie originale Netflix uscita lo scorso novembre. The Crown racconta la storia della regina Elisabetta, sì, quella che è ancora viva. La prima stagione copre gli anni che vanno dal 1947, ovvero l'anno in cui c'è stato il matrimonio tra Elisabetta e Filippo di Edimburgo, al 1995, anno in cui scoppiò la crisi di Suez. Un buon motivo per vederla è proprio il principe Filippo, interpretato da Matt Smith. Fan di Doctor Who a raccolta. Torniamo in casa HBO e parliamo di Vinyl, serie uscita nel febbraio 2016, che però purtroppo è già stata cancellata. Ma nonostante questo è comunque una serie veramente figa, infatti molti si chiedono come mai sia stata cancellata. Vinyl ci racconta della nascita della nuova industria discografica negli anni 70. E tra l'altro sono stati coinvolti nel progetto niente poco di meno che Martin Scorsese e Mick Jagger. E ora passiamo ad un'altra serie prodotta dalla NBC, uscita nel settembre 2016, e sto parlando di This Is Us. This Is Us ci racconta delle vite di persone diverse che abitano in luoghi diversi degli Stati Uniti, ma che sono tutte nate nello stesso giorno e le cui vite si intrecciano le une con le altre. Grazie a This Is Us abbiamo avuto il ritorno di Mandy Moore e molte scene di nudo di Milo Ventimiglia, che non sono da sottovalutare. E concludiamo questa classifica con una serie nostrana. Non del tutto, però cioè, ci abbiamo messo del nostro, eh. E sto parlando di The Young Pope, uscita nell'ottobre 2016 e diretta dal nostro caro Sorrentino nazionale, prodotta da HBO, Canal Plus, e Sky, che ha come protagonisti, preparatevi, Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Céline de France e James Cromwell. La serie racconta di un cardinale molto giovane che inaspettatamente viene eletto pontefice. Ovviamente lo stile è quello di Sorrentino, quindi ci sono molte sequenze oniriche, molto spesso non capiamo quale sia la realtà e quale no, se capisce un cazzo, però bella, bella. Infatti ha un po' diviso il pubblico tra chi l'ha amata e chi non è che ci abbia capito molto. Molto bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete vedere la classifica completa, trovate qua sotto nell'info box il link per l'articolo che abbiamo scritto sul nostro sito. Nei commenti fatemi sapere quali sono state le vostre serie preferite nel 2016 e se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!